Buongiorno a tutti e bentornati. Era un po' che avevo di che mi facevo il video e mi sono desmentegata. Adesso ho appena fatto un video in inglese, ecco se vi parlo un po' di lei con l'accento in inglese e sapete perché. Qui fine il video sulla tonka, sono ad Azove. Sono tedì, tonka l'ho già fatta, rifago i video che ho già fatto. No, sapete ancora fine il video sulle chiuse gobi. Ecco, ti chiedete una zona ora prima perché non che posti, è sempre così tutti gli anni. Stanno, non so, che era una partita forse perché avevano trovato posto, tra l'altro andò che volevo, su ben alta, andò che si vede tutto. Era lì però un'ora prima, per cui un'ora prima star lì a chiacchierare e guardarne intorno. Gli acciamasti due da, non so ben, andò che gli acciamati perché gli avevano accento strano. Gli fa pubblicità e gli aveva anche la pagina Facebook e mettemi il like, gli era lì, doveva far ridere, ma non gli faceva ridere, per cui non ho messo il like. Insomma, le dura un pochetto, ma alla fine gli ho scominziato. Le robe importanti da sapere è che i trentini e quelli vestiti di grigio e quegli altri e quelli tutti colorati. Le regole funzionano un po' così: le strozze che fa la polenta si asciuga finché è finita di fare la polenta. Andiamo, attenzione, attenzione! Ma è facilissimo! Se la facevano dei bei tempi che Andreatta non ci diceva con lo sguardo, infiammava proprio! Ma è troppo facile! Ma il vescovo che ci mette, cioè, sembrano complessi. Sì, esatto! E lui, il nipote, fa da supervisor, supervisore, controlla, molto bene. Forza l'applauso, piazza! Presidente, le ha dato di lusso, le donne le hanno dato una mano. La frusta, il calamone, il sale, la faccia dov'è? Arriva, eccola qua. Ecco la valigiana. Scusa, ma è il tuo ultimo anno e quindi fai quella stracosa che mi piace, però vai piano, che l'hai già e continuava a chiedere che quando è che lei è pronta, lei è pronta, lei è pronta, lei è pronta, non era mai pronta. Allora la strozza di su è perché non è la polenta valsugana, lei è la polenta de Storo, la che mette un pochettino di pù. Io ho già fame, oltre che il caldo, ti è pauroso. Ragazzi, non voglio il chiuso, ragazzi! Con la tuta, con il sacco di juta, alto fumogeno, alto queste due squadre e tutti gli uomini che dicono che era una donna ma erano uomini che aveva i capelli lunghi e la toppa per il naso tutta la serata ci aveva su Lorenza, non era la Lorenza, era Lorenzo. C'è anche una ragazza, pensate, nei gobi, il primo anno e c'è una ragazza nei gobi è una cosa molto bella, è un po' barbuta, ma donna barbuta. Insomma, i trentini fanno cerchio intorno alla polenta e quegli altri, quando andare dentro, tolgono diciamo, il coperchio della polenta e trarlo fuori. O trasformano delle donne. Se riesce, ciappa Ponti, se non riesce, noi ciappa, io ciappa gli altri, non so me. Ogni attacco bisogna incitare il giudice di gobe, mi sembra superfluo affrontarlo. Però più sentono cagnara, più ci danno dentro.
1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 1010, stop! Ok, adesso ci sarà il consulto tra gli arbitri. Adesso c'è il consulto tra voi per capire cosa è successo. Cosa è successo? Vedete? Com'è stata la prima? Dura? Sono duri questi giusi? Insomma, dai, con un filo di voce. Non lo vedremo. Dai, l'angeli che ti vedo bene in forma. Gran consulto, eh. Andiamo. Cioè, sembrate il Cucus Clan. Ma abbiamo deciso qualcosa, eh? Allora, è successo che una catena dei giusi si è staccata e quindi c'è stato un discioglimento dall'aggancio e l'avvantaggio passa ai Gobi, quindi sono parità 1-2. Lorenzo! Ah, sì. In fondo accogliamo voi. Ciao Lorenzo, va bene. Allora, gli arbitri li vedo Elio con la mano tesa, Elio che non sa esattamente dove si trova. Beh, uno lui ha dato l'ok, adesso aspettiamo gli altri. Ripetiamo, devono essere in cerchio, non dentro il cerchio. La disfida è uno spettacolo, ma vi assicuriamo che sia Giussi che Gobi e anche Lorenza ci tengono in massimo rapporto a fare belle figure e a vincere, perché sappiamo che il maschio è anche gli italiani sono competitivi, giusto? Ma sei entusiasta, ragazzi, sembra che vi abbiano buttato la macchina. Pronti? No? C'è una che discute, cosa che non fa a posto. Alla fine Kikapu Ponti vinse. Mi dispiace che stanche sono andata su e che sono riuscita a ciappare il posto e gli ha vinto quegli altri e chiaramente arrivo a me e vinse gli altri. E ecco, però ancora va a contare su Sa, se vuole vedere gli altri video di Vigiliane fai click di chi, se vuole vedere gli altri video in Trentin fai click di là e ne senti la prossima settimana con altro video.